A differenza di molti altri castelli italiani, il castello di San Giorgio è tenuto bene e molti turisti ogni anno possono visitare il bel maniero. Vi sono quadri, dipinti, decorazioni, oggetti di epoche diverse, di grande interesse storico. Ma per una più completa panoramica del castello e della sua storia, seguiamo alcuni turisti che, accompagnati da una guida, visitano l'interno della reggia. La guida spiega che il castello di San Giorgio è il nucleo originario attorno a cui si formò poi la reggia dei Gonzaga. Alla fine del 300 il marchese di Mantova Francesco I Gonzaga diede l'incarico di costruire il castello a Bartolino di Novara, un architetto militare che si era distinto nella realizzazione di molte opere di fortificazione. I lavori proseguirono fino al 1406, anche se erano ultimati già 10 anni prima. Il castello di Mantova è sicuramente una delle più belle opere militari del XIV secolo. La particolare caratteristica dell'edificio è l'impiego di beccatelli e caditoie. Questo tipo di tecnica permetteva di esercitare la difesa piombante, che risultava particolarmente efficace nel respingere gli assediamenti di chi si accingeva a scalare le mura. Questo è l'appartamento reale. È un'architettura gotica con affreschi del Settecento. Sono 34.000 metri quadrati costruiti in epoche diverse. Ospita 500 sale di varia grandezza. Un enorme edificio che prima che i Gonzaga divenissero marchesi si chiamava Palazzo del Capitano, poi si chiamò Palazzo Ducale e quindi, nel retro, fu costruito il Castello di San Giorgio. L'insieme viene chiamato la Reggia dei Gonzaga. Il castello fu concepito a pianta quadrata e con torri angolari, come strumento di guerra e non come dimora principesca. Effettivamente i Gonzaga erano ambiziosi, favoleggiavano un'origine germanica, una stretta parentela con gli Ottoni. In realtà cercavano solo entrature nei salotti della nobiltà dell'epoca. Questo è l'affresco del Picasso. I primi possessi li ottennero attraverso il monastero di San Benedetto di Polisone, un lascito ecclesiastico. Successivamente, con lotte con i loro confinanti, si fecero quindi assoldare per combattere e quindi la conquista di Mantova. Era la notte del 16 agosto del 1328. Thank you.
duello molto violento. Molto sangue scorreva in piazza della Passerina, mentre i Gonzaga combattevano i Buonalcorsi. La piazza era piena di curiosi, gente che incitava i Gonzaga sperando di non essere più sfruttati dai Buonalcorsi. Erano grandi spadaccini e grandi combattenti i Gonzaga. Divennero nobili nel 1403, quando Francesco I acquistò per 12.000 fiorini il titolo di marchese dall'imperatore Sigismondo. Ma Francesco I non ne fece uso, gli servì per le adunanze di corte, ma soprattutto per inserire il figlio Gianfrancesco nei salotti della nobiltà e successivamente il nipote Ludovico II, che incontrò Barbara di Brandeburgo, una nobilissima e ricca fanciulla che Ludovico sposò all'età di 11 anni. La fortuna e il riconoscimento morale della loro nobiltà furono le donne dei Gonzaga, ricche, nobili e colte. Sì, erano grandi amatori, ma anche malati di sclerosi. Alcuni avevano la gobba e morirono quasi tutti in giovane età. La donna più famosa dei Gonzaga fu senza dubbio Isabella d'Este. Grazie a lei, a cavallo del Cinquecento, la corte dei Gonzaga divenne uno dei più grandi centri di cultura, di diplomazia e di politica. Isabella era stata educata in modo eccezionale da Vico della Mirandola. Era bella, ma più che bella era affascinante, autorevole, elegante, colta. Isabella, con la sua presenza e senza volerlo, ha offuscato anche il marito Francesco II, che fu un abile statista e un eccezionale combattente. Ecco una delle tante lettere autentiche che Isabella scriveva a Francesco, suo marito, quando questi era in combattimento. Dove lei ha sempre desiderato. Sempre sto con l'animo suo peso quando mi ricordo che lei in campo. Ancora che la sia dove lei ha sempre desiderato, questa qui che ama e che desidera vedere la signoria vostra. Ve mando un agnu dei montato in una crocetta d'oro, un animo e speranza che la vostra signoria debba, per virtù della croce, come la devozione che l'ha alla Madonna, conservare sana e salva la persona sua. Il personaggio di Francesco II, figlio di Federico e la dolce e bionda Margherita di Baviera, è stato sovente messo in ombra dall'eccezionale carica vitale e dall'impegno della sua compagna. Come si è detto, fu trascurato dai biografi, trattato alla stregua di un accessorio storico. Il signore di Mantova acquistò presso tutte le corti fama di grande capitano. Fu fatto prigioniero dai veneziani nel 1509 e morì giovane, 10 anni dopo. Stanco, malato, restò vicino alla consorte Isabella. Isabella, con energia e fierezza, seppe sostenere e gestire il regno dei Gonzaga e suo figlio Federico nelle cure dello Stato e nei continui contrasti con il potente. I Gonzaga, grazie a Isabella, ottennero il ducato nel 1530. Sono tanti gli artisti che hanno prestato la loro opera in questo castello, troppi per poterli citare tutti. Basterà ricordare il Mantegna, il Pisanello, il Tintoretto, i dipinti del Giambellino, di Rubens, del Caravaggio, eccetera.
Così come sono troppe le stanze da ricordare, come quella degli sposi, quella degli arazzi, degli specchi. Il declino dei Gonzaga iniziò dopo la metà del Seicento con Carlo II, quando Carlo vendette i ducati di Naves e di Rethol al cardinale Mazzarino, lasciando al proprio figlio Carlo III una ben piccola eredità. Quest'ultimo morì presto consumato dagli stravizi, lasciando al figlio Ferdinando debiti e poche risorse. Ferdinando, nonostante i debiti, faceva una vita brillante. Gli piacevano le donne e le feste. Amava il denaro che spendeva e spandeva, il gioco. Era attorniato da artisti falliti e personaggi che sfruttavano la sua debolezza e lo consigliavano male. Sosteneva che tutte le gambe delle donne dei Gonzaga avevano un cervello. Delegò le sorti di Mantova a dei mercenari. Aveva bisogno di soldi ed era assoggettato per questo ai francesi. Disse ancora che lui, uno degli ultimi della stirpe dei Gonzaga, voleva essere ricordato come un uomo che non ha mai rinunciato ai piaceri della vita. Ferdinando subì le conseguenze della disfatta francese a Torino nel 1706. Subito dopo si rifugiò a Padova e poi a Venezia. Con la morte di Ferdinando venne smembrato il ducato. Mantova con Milano veniva riunita alla Lombardia, mentre il Monferrato passava al duca di Savoia. Il marchese di Mantova, Francesco I Gonzaga, diede l'incarico di costruire il castello a Bartolino di Novara, un architetto militare che si era distinto nella realizzazione di molte opere di fortificazione. I lavori proseguirono fino al 1400. Thank you.
A differenza di molti altri castelli italiani, il castello di San Giorgio è tenuto bene. Seguiamo alcuni turisti che, accompagnati da una guida, visitano l'interno della reggia. La guida spiega che il castello di San Giorgio è il nucleo originario attorno a cui si formò poi la reggia dei Gonzaga. Alla fine del 300 e molti turisti ogni anno possono visitare il bel maniero. Vi sono quadri, dipinti, decorazioni, oggetti di epoche diverse, di grande interesse storico. Ma per una più completa panoramica del castello e della sua storia,